Capitano Centola, un'ulteriore operazione importante qui a Casal di Principe, e se ci può dare tutti i dettagli, che serve anche a chiudere un po' il passaggio da Casal di Principe per Napoli, che la vede insomma adesso uno dei suoi uomini e la perdiamo noi. Sì, l'ultima operazione di servizio che ho condotto presso la compagnia di Casal di Principe, con questa attività investigativa siamo riusciti a disarticolare un gruppo criminale composto da 5 persone dedicati alla commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona, in particolare rapine a mano armata presso esercizi commerciali e all'interno di abitazioni private. L'attività di indagine è uno sviluppo successivo di un'altra attività analoga che abbiamo condotto e concluso a giugno di quest'anno, che ha portato all'arresto di altri 5 rapinatori. Quindi complessivamente, con oggi, il risultato operativo complessivo è di ben 10 rapinatori arrestati, tutti di nazionalità italiana, dediti alla commissione di questa tipologia di reati, quindi rapine in tutto l'Agroversano, nei comuni in particolare di Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Casa Pesenna. Sono esclusi al momento contesti associativi di criminalità organizzata, quindi di stampo camorristico, quindi esclusa la matrice camorristica. Quindi hanno agito nell'ambito di un'associazione per delinquere semplice, senza l'aggravante del metodo mafioso. Quindi abbiamo escluso contesti associativi di criminalità organizzata. Le attività di indagine proseguiranno per ricostruire appunto i canali dei ricettatori, che hanno potuto sia approvvigionare le armi sia poi immettere nel circuito legale l'area furtiva recuperata durante i colpi. Mi preme sottolineare un altro particolare molto importante. Nel corso di una rapina presso un esercizio commerciale di Villa Tibriano c'è stato l'intervento da cittadino veramente attivo sul territorio di un albanese irregolare sul territorio nazionale, che ha sventato la rapina disarmando uno dei rapinatori. Per il cittadino albanese irregolare al momento sul territorio nazionale è stato richiesto agli uffici competenti un permesso di soggiorno provvisorio per motivi di giustizia. Anche questo è stato un bel gesto di civiltà e di cittadinanza attiva sul territorio della provincia di Caserta, gesto compiuto da un cittadino straniero di nazionalità albanese.